e bentornati nel laboratorio Cherry Cake. Oggi ci occupiamo della richiesta che ci ha fatto Linda per stupire le sue amiche che ogni settimana vanno da lei un pomeriggio per prendere un tè. Siccome ogni volta una di loro porta sempre qualcosa da mangiare, qualcosa di dolce, lei questa volta vorrebbe ringraziare tutte presentando un dolce particolare che richiami un po' proprio questa loro tradizione di prendere il tè. Mi ha chiesto infatti qualcosa che sia prettamente femminile e che sia anche molto romantico. Io ho già un'idea, quindi cominciamo dallo schizzo. Allora, possiamo partire da una torta a due piani. Quindi andiamo a realizzare una torta ovviamente non molto grande. Utilizzeremo i toni del viola, proprio per richiamare lo spirito femminile. E per decorare la torta realizzeremo i raffle. I raffle sono appunto delle piccole strisce di pasta di zucchero che vengono leggermente arrotolate e che vanno a decorare la torta su più strati. Io ovviamente realizzerò per questo progetto delle strisce che prendano tutte le tonalità del viola, quindi partiamo da quelle più scure e man mano che saliamo andremo a schiarire il colore. Adesso vediamo anche come. Fino a terminare con un ultimo strato che sarà in cima al piano superiore, che sarà quasi bianco. Alla fine della composizione della torta andremo ad ottenere proprio una gradazione che partirà dal viola scuro e man mano salirà sempre verso i colori più chiari. Alla fine in cima andremo a mettere qualche fiore, qualche elemento floreale, che ovviamente richiama il colore più scuro che abbiamo utilizzato per la base della torta, quindi per il raffolo iniziale. Ok, quindi questo è il progetto che oggi realizziamo, andiamo a vedere come farlo. Andiamo a vedere cosa ci serve per realizzare la torta di oggi. Partiamo dalla pasta di zucchero e utilizziamo bianca e colorata in tutti i toni del viola. Poi ci servirà lo zucchero a velo. Poi il mattarello piccolo, degli attrezzi per lavorare la pasta di zucchero, soprattutto questo. Poi utilizzeremo anche gli stampi a forma di cuore, i coloranti alimentari, acqua e pennello alimentare, rotella tagliapizza e poi mattarelli di diversa misura, un po' più grandi. Io ho già realizzato una sucker torte. Per la ricetta potete sempre andare a visitare la nostra pagina Facebook Torta Cherry Cake. L'ho ricoperta con della ganache al cioccolato per isolare la torta dalla pasta di zucchero. Allora, cominciamo a stendere la pasta. Allora, siccome innanzitutto dobbiamo andare a rivestire la parte più grande adesso, dovremo prima colorarla leggermente, quindi per il piano di sotto non faremo una copertura perfettamente bianca, ma andremo a sporcare la pasta con un po' di colorante e utilizzeremo ovviamente un colorante viola. Ne mettiamo poco. Ok, e cominciamo ad amalgamare bene la pasta e a colorarla. Questo procedimento ci aiuterà anche ad ammorbidire la pasta per essere più facilmente stesa sulla torta. Ecco, adesso che il colore si è amalgamato e abbiamo ottenuto questo viola molto chiaro, cominciamo a stendere la pasta per ricoprire la torta.
sporchiamo sempre il piano con lo zucchero a velo e cominciamo a stendere. Ovviamente, solite regole, dobbiamo cercare di stendere piano, quindi senza fare troppa pressione, e rigirare spesso il panetto di pasta di zucchero. Questo soprattutto quando dobbiamo andare a rivestire delle torte rotonde. Dobbiamo premere sempre di più nella parte centrale in modo che i bordi non diventino troppo sottili. Lo zucchero, come ogni volta, ci aiuta a non far attaccare la pasta al piano. Continuiamo a stendere la pasta e cerchiamo di non ottenere uno strato troppo sottile, ma manteniamoci con uno spessore che vada dai 3 ai 5 mm. Controlliamola sempre e aiutiamo la pasta sempre con lo zucchero a velo. Il nome della torta che andremo a realizzare oggi ha le sue origini proprio con l'inglese, perché ruffle significa proprio arricciatura. Quindi vedremo come arricciare tante strisce di pasta di zucchero per andare a ricoprire i bordi. Infatti vedremo che durante la copertura della torta non dovremmo essere molto precisi. Questa infatti può essere la torta ideale per chi ha le prime armi o per chi non è proprio bravo a rivestire la torta con la pasta di zucchero. Ok, questa dimensione può andare bene. Allora, adesso prendiamo il mattarello più grande, mettiamo un po' di zucchero a velo sulla superficie della pasta di zucchero e cominciamo ad arrotolarlo in questo modo. Questa operazione ci aiuterà adesso a stendere la pasta sulla torta. Quindi la mettiamo un attimo da parte e prendiamo la torta. Ecco qua. Adesso cominciamo a rivestirla. Quindi facciamo appoggiare la pasta di zucchero sul tagliere e cominciamo a stenderla. Copriamo la torta e poi con la spatola cominciamo a far aderire bene la pasta di zucchero su tutta la superficie della torta. Allora, le regole per il rivestimento. Ricordiamoci sempre con le mani, perché col calore, ovviamente, come vi ho spiegato le altre volte, riusciamo ad ammorbidire la pasta di zucchero. Cerchiamo di spingere come prima cosa la pasta sul bordo superiore della torta. Questo ci aiuta a farla aderire e a non far formare delle crepe lungo il bordo. Dopodiché cominciamo ad allargare piano piano ogni piega che si viene a formare e scendiamo piano piano con l'aiuto della mano. Ovviamente, come vi dicevo prima, per questo tipo di progetto che realizzeremo oggi non serve essere molto precisi, perché tutto il rivestimento della torta, tranne quello superiore, non lo andremo a vedere alla fine. Quindi non vi preoccupate se escono fuori delle crepe, se la pasta si strappa. L'importante è ricoprire la torta, perché questa, la pasta di zucchero che andiamo a mettere, ci servirà proprio da base elegante per tutte le altre decorazioni che faremo dopo. Allora, quando abbiamo lisciato tutta la pasta di zucchero, cominciamo con il coltellino a tagliare la pasta in eccesso. Quindi prima facciamo un taglio abbastanza largo e poi rifiliamo il bordo. Come potete vedere, ovviamente io non sono stata molto precisa, perché adesso copriremo tutti i difetti. Rifiliamo adesso un po' meglio il bordo, cercando di stare abbastanza vicini alla torta.
e una volta tolta tutta la pasta in eccesso, possiamo cominciare a preparare le decorazioni per rivestirla. Quindi mettiamo un attimino la torta da parte, meglio se voi la mettete in frigo, e cominciamo con le decorazioni. Allora, per realizzare le decorazioni dobbiamo partire dalla pasta di zucchero colorata in diverse gradazioni di viola. Vi spiego come fare. Allora, io sono partita inizialmente da un panetto di pasta di zucchero che è colorato con un viola abbastanza intenso, quindi partiamo da un colore scuro. Per ottenere tutte le varie gradazioni, quindi un colore che da quello più intenso si schiarisca verso il bianco, dobbiamo prendere della pasta di zucchero bianca e cominciare ad aggiungerla a metà di ogni panetto che noi andiamo a fare. Quindi partiamo da un panetto che sia viola, ne togliamo metà e a questa metà cominciamo ad aggiungere della pasta di zucchero di uguale quantità bianca. A questo viola, all'aggiunta col bianco, otterremo un colore come questo. A questo punto facciamo la stessa operazione, quindi andiamo a prendere metà di questa pasta e aggiungiamo la stessa quantità di bianco e otterremo un viola più chiaro. A questa pasta di zucchero aggiungiamo il bianco e otteniamo una gradazione più chiara e così via fino ad ottenere un colore che sia molto vicino al bianco ma non sia un bianco candido, perché avrà sempre all'interno un po' di colorante viola. Una volta che abbiamo ottenuto tutte le gradazioni che ci servono di pasta di zucchero, possiamo cominciare con la realizzazione delle decorazioni. Ricordatevi che per ogni piano di torta utilizzeremo tre varianti di colore, quindi siccome noi adesso partiremo con la decorazione del piano più grande, che è quello che sta alla base, prenderemo le tre gradazioni di viola più scure, mentre quelle più chiare le utilizzeremo per il piano superiore, quindi per adesso le mettiamo da parte. Andiamo a vedere come realizzare ogni fascia di raffle per ricoprire la torta. Vi faccio vedere come fare. Allora, partiamo da un pezzo di pasta. Io adesso prendo un colore a caso. Ovviamente ricordiamoci sempre che per ricoprire la torta con il raffle dobbiamo partire sempre dalla parte superiore del bordo, quindi in questo caso dovremo partire con il colore più chiaro, perché il colore più scuro lo terremo alla base. Allora, prendiamo la pasta di zucchero, un pezzetto, facciamo un cilindro. Non serve essere precisi, ma ricordiamoci più o meno di tenerlo tutto della stessa dimensione. E poi con un mattarello munito di due pezzettini di silicone, come in questo caso ho fatto io, che faranno spessore, dobbiamo cercare di stendere la pasta. Questi due cerchietti in silicone mi aiutano a non avere il mattarello perfettamente appoggiato sulla base, quindi io andrò a stendere, ma tutte le fasce che farò avranno tutte la stessa altezza. Comincio a stendere e ovviamente posso schiacciare quanto voglio, perché non otterrò mai una fascia in un lato più sottile e in un altro lato più spessa. Per questo passaggio ricordatevi di sporcare per bene tutto con lo zucchero a velo, perché rischiamo che si attacchi. Quando otteniamo una fascia abbastanza lunga, ci aiutiamo con una rotella taglia pizza. Si può utilizzare anche la classica rotella taglia pasta che noi abbiamo utilizzato anche le altre volte, però a differenza di quella in metallo, questa qui ha il bordo un po' più spesso, quindi mi viene un pochettino più complicato lavorarci. Utilizzerò questa stavolta. Cominciamo tagliando un lato abbastanza dritto. Non vi preoccupate se la fascia non viene tutta della stessa dimensione, perché per questa decorazione non servirà essere troppo precisi. Ecco perché prima ricordavo che questa qui potrebbe essere la torta per chi non è ancora bravissimo con gli spessori, con i rivestimenti. Ho tagliato le due estremità della fascia per renderle rette, quindi adesso mi ritrovo questa fascia abbastanza liscia e sottile. Sporchiamo il piano con tanto zucchero e cominciamo con la lavorazione. Allora, per la lavorazione di queste decorazioni io utilizzerò questo attrezzo. Da un lato ha una pallina e dall'altro lato ha un cono.
lavoreremo oggi con il cono. Allora, la decorazione è semplicissima. Andiamo sul lato che è rimasto un pochettino più irregolare e cominciamo appoggiando il cono in modo che la punta arrivi sino a metà o a due terzi della fascia e cominciamo premendo a creare dei solchi in questo modo. Ovviamente andremo a stendere e solcare soltanto un lato, quindi l'altro lato rimarrà perfettamente spesso. E dobbiamo procedere con questo movimento, quindi avanti e dietro, su tutto il lato della fascia. Così facendo, una volta che noi andremo a riaddrizzare la fascia di pasta di zucchero, avremo sul lato queste onde che ricordano un po' quelle dei tessuti pieghettati. Quando lavorate, se vi si dovesse attaccare un po' di pasta di zucchero al piano o all'attrezzino, non vi preoccupate, perché anche se si strappa il bordo non succede niente. Quindi continuiamo e dobbiamo andare a realizzare per ogni colore due fasce abbastanza lunghe, perché su ogni sezione della torta andremo ad applicare due fasce per colore. Ovviamente, se a casa non avete questo attrezzino, potete tranquillamente fare la stessa operazione con uno stecco, uno di quelli che si utilizzano per gli spiedini. Quindi prendiamo uno stecco di legno e dobbiamo appoggiare la punta, come abbiamo fatto per l'attrezzino con la punta del cono, appoggiamo anche lo stuzzicadenti su un bordo della pasta di zucchero e cominciamo a premere sempre avanti e indietro. Come vedete, otteniamo lo stesso risultato, sarà un po' più piccolo come larghezza, ma andrà bene lo stesso. Ok, io adesso continuo con tutte le fasce. Ricordatevi che per ogni colore dobbiamo realizzare due fasce abbastanza lunghe, perché ogni sezione della torta sarà caratterizzata da due fasce di colore. Quindi io continuo e ci vediamo tra un po' quando avrò finito tutto. Io ho realizzato, come vedete, tantissime fasce di gradazione diverse per ricoprire la base della torta. Allora, adesso con un po' d'acqua o della gelatina alimentare, fate voi, e un pennellino, comincio a bagnare tutto il bordo superiore della torta. Cerchiamo ovviamente di bagnarlo abbastanza, perché questo qui sarà proprio il lato di collante tra la torta e la nostra decorazione. Quindi comincio dalla prima fascia. Quando ho bagnato tutto il bordo, inizio ad attaccare. Allora, ricordiamoci che in cima sta sempre il colore più chiaro, quindi io parto con queste fasce di gradazione più chiara, che ovviamente sarà molto simile alla torta, al rivestimento della torta, ma ancora un pochino più scuro. Allora, dobbiamo appoggiare la parte sotto, quella che abbiamo lasciato retta, in modo che tutta la parte di raffle, quindi la parte tutta arricciata, fuoriesca dal bordo della torta. Quindi dobbiamo avere proprio questo distacco. E iniziamo ad attaccare la pasta di zucchero su tutto il bordo che abbiamo bagnato precedentemente. Ovviamente, come vedete, stiamo andando a ricoprire tutto il bordo laterale della torta. Quindi, se ci sono tutte le imperfezioni del caso, non si vedranno alla fine. Quando finiamo una striscia, se non è bastata, prendiamo un altro pezzo. Partiamo dal bordo che avevamo lasciato. Continuiamo ad attaccare, tanto le giunture non si vedranno. Fatta questa prima operazione, continuiamo con la fascia sempre dello stesso colore, andando a formare un altro strato che si accavalla leggermente a questo. Quindi ripetiamo l'operazione col pennello e cominciamo a bagnare la fascia subito sotto.
ricordiamoci ovviamente di bagnare anche una parte della fascia che abbiamo messo nella parte più alta. Quindi andremo a bagnare proprio a metà. Riprendiamo la fascia e cominciamo sempre dallo stesso lato più o meno dal quale abbiamo cominciato prima. Quindi appoggiamo, facendo leggermente sovrapporre questa fascia a quella che abbiamo messo prima, e attacchiamo piano piano il bordo alla torta. Ovviamente grazie all'acqua o alla gelatina che mettiamo non avremo problemi ad attaccarla molto velocemente, perché fa proprio da collante. E come vedete, premendo soltanto nella parte inferiore del bordo, abbiamo tutta la parte del raffle che rimane comunque aperta. E questo è proprio l'effetto che dobbiamo ottenere. Proseguiamo con l'altra parte di fascia. Appoggiamo. Continuiamo a girare. E poi, quando arriviamo alla giuntura, con il coltellino andiamo a tagliare la parte in eccesso. E chiudiamo. Come vedete, questa decorazione è estremamente facile. L'unica cosa che ha una lavorazione un pochettino lunga. E è meglio se quando andate a realizzare tutte le fasce di raffle le fate riposare un pochino, perché riescono ad asciugare un po' e hanno una struttura un po' più solida. Adesso cominciamo con la fascia del colore più scuro, quindi una gradazione più forte di quella che abbiamo appena messo. Stessa operazione, procediamo con il bagnare il bordo della torta e cominciamo ad attaccare. Io intanto lo faccio e vediamo dopo quando attaccare l'ultima fascia. Ok, ho bagnato l'ultimo strato e andiamo ad attaccare l'ultima fascia. Ovviamente per questa qui utilizzo il colore più scuro. L'ultima fascia dobbiamo cominciare ad attaccarla partendo questa volta dalla base, perché ci deve andare a chiudere proprio la torta, quindi dobbiamo avere un profilo che sia abbastanza liscio. Quindi dobbiamo appoggiare la fascia sempre sul lato del tagliere o del vassoio. E piano piano andiamo a sistemarla in modo da lasciare la parte di raffle sopra e abbastanza aperto. Continuiamo a girare e piano piano andiamo attaccandola. Come vedete, tutte le imperfezioni che c'erano all'inizio sono sparite. Prendiamo un'altra fascia per completare il giro. Partiamo sempre dal lato in cui ci siamo fermati e continuiamo ad attaccarla. Ovviamente riesco a muoverla così facilmente proprio perché prima le ho fatte asciugare un po'. Andiamo a tagliare la parte finale, togliamo l'eccesso e con un puntino d'acqua vado a chiudere i due lembi. Apro poco poco il bordo superiore e questo è il risultato che dovremmo avere. Quindi vedete che abbiamo proprio la sfumatura dalla parte più scura verso quella più chiara. Adesso vediamo l'ultima decorazione da fare, che sarà quella che andremo a mettere in cima alla torta. Siccome la parte superiore ovviamente sarà chiara, io andrò a realizzare dei fiori, dei piccoli fiorellini con la pasta più scura, quindi utilizzerò queste due gradazioni. Allora, prendiamo un pezzo di pasta, formiamo sempre un cilindro, non vi preoccupate, non serve essere precisi,
spolvero tutto il piano con lo zucchero a velo e sempre con il mattarello con gli spessori comincio a stendere. Lo piego per amalgamare bene. Continuo a stendere così. Dobbiamo avere una fascia che sia abbastanza larga, come questa. Adesso con il pennello prendo un po' d'acqua, giro perché è la parte dove abbiamo più zucchero, quindi non è bella da vedere, e comincio a spennellare poco poco uno dei due bordi. Ripiego la pasta così, vado a chiudere e partendo da uno dei due bordi comincio ad arrotolare cercando di pizzicare la parte del bordo esterno, quindi devo cercare di creare proprio delle onde con la pasta di zucchero. Per questo ovviamente non serve una tecnica particolare, dobbiamo semplicemente continuare a girare la pasta e andarla a chiudere nella parte sotto, quella che ho qui. Continuiamo a piegare fin quando non finisce tutta la striscia. Stringiamo e abbiamo ottenuto un fiore. Ovviamente la piega dei due lembi della pasta ci permette di avere un bordo doppio. Appoggiamo questo e ne facciamo un altro con la pasta un pochino più chiara. Quindi stessa operazione. Stendiamo. Decidete voi ovviamente quanto farli grandi, quindi se la fascia è più lunga riusciremo ad ottenere un fiore più grande, se la fascia è più corta sarà più piccolo, stessa cosa per lo spessore. Più la pasta è larga, più avremo un fiore grande. Bagniamo sempre con un pochino d'acqua il bordo. Pieghiamo. E partendo sempre da un lato cominciamo a chiudere il fiore. Facciamo una piega e chiudiamo sotto, facciamo una piega e chiudiamo sotto. Il procedimento è sempre lo stesso. Avanza un po' di pasta, la togliamo. Ok, a questi due ne aggiungo altri due che io già avevo preparato. Quindi adesso siamo pronti per andare a decorare la torta con questi fiori che abbiamo appena realizzato. Ecco qua, questa è la torta completa e montata. Come vedete, anche nel piano superiore io ho mantenuto sempre la gradazione di colore, quindi partendo dal primo che avevamo utilizzato per la base sotto, sono andata sempre schiarendo le varie fasce fino all'ultima. Adesso completiamo la torta aggiungendo le decorazioni che abbiamo preparato prima. Quindi bagniamo la superficie leggermente per far attaccare le decorazioni e cominciamo a montarle. Io ho fatto anche qualche altro fiore un pochino più chiaro, proprio per richiamare più che altro l'alternanza di colori della torta. Ci centriamo un po'. Ok. Ecco, questo è il risultato finale. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se vi siete persi qualche passaggio, ricordate che potete sempre rivedere le puntate sul canale YouTube di Alpa 1. E per tutte le ricette che utilizziamo in puntata potete venirci a trovare sulla nostra pagina Facebook Torte Cherry Cake. Non dimenticate di mandarci tutte le vostre richieste e noi realizzeremo le torte che voi volete. Adesso vi lascio, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!